mentre Kruslin colpisce dall'altra parte, ci vuole ancora cercare Abbas che poi perde palla però nel tentativo di tenerla in campo, Katic dietro la schiena per Benjus che la restituisce, palla fuori per Kruslin e tripla di Sassari. Paiola che è tornato in campo, prende il tiro dal cuore dell'area. Katic, Stefano Gentile prende una tripla forzata ma la segna. La palla ovviamente per Teodosic, vuole attaccare Kruslin, lo batte e arriva fino in fondo. Che magata di Teodosic che batte la sirena, sigla il suo sesto punto della partita. Ricci dimenticato sull'arco, può prendere un'altra tripla, segna anche questa Giampaolo Ricci. Dall'altra parte invece tre per commessi di Brunel e Benjus, mentre Bilan ancora una volta si fa trovare sotto il ferro. Belinelli ne scaglia un'altra, mentre Hepp si vede strappare il pallone, prova a correre a Bass con il cost to cost dall'altra parte, sbaglia il tiro in tuffo, non sbaglia la schiacciata, rimbalzo offensivo Gamble. Tanto Kruslin butta fuori per Katic, scambiano il pallone i due giocatori croati. Teodosic con una palla bowling per Alibegovic. Il punteggio finale è 108-77, il record di punti in stagione per la Virtus, il record di punti subiti in Serie A quest'anno da Sassari.